complessivo finanziamento di 1.400.000 euro. Di questi, soltanto 380.000 euro per la ristrutturazione dell'immobile, che per quanto è qua, per quanto sembra devastato, comunque è una struttura solida e credo che questa somma riescano. I muri reggono. No, vabbè, ma comunque. No, perché i muri reggono. Ci sono i muri. I muri ci sono il tetto pure. Il progetto non prevede la ristrutturazione dei campi, per cui il RUP, sì, i dirigenti dell'assessorato dei lavori pubblici ritengono che ci voglia un progetto di almeno 4 milioni di euro. La ristrutturazione del palazzo di cemento è all'interno del più ampio piano di interventi che era quello finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture su il piano casa. Il progetto del palazzo di cemento complessivamente è di 8 milioni e mezzo, di cui 6 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione fisica della struttura, almeno come base d'asta. Il 13 febbraio ci sarà una conferenza di servizio con gli altri soggetti competenti, si avrà il progetto definitivo ed esecutivo e quindi finalmente si potrà mandare al Ministero per l'ok definitivo. Con una visione ottimistica, però questa fase amministrativa non dovrebbe essere più problematica, noi a marzo dovremmo essere già nella possibilità con l'ok del Ministero di andare in gara. Per espletare la gara ci vorranno, per organizzare, sistemare, insomma, ci vorranno un paio di mesi. Tutto il periodo di gara dovrebbe andare dai 4 ai 6 mesi. E se non ci sono ricorsi, alla fine di questo periodo si potrebbe avviare il cantiere. Per il cantiere, per la ristrutturazione di questo immobile, sono previsti 2 anni esatti di lavori. Nella previsione il piano casa finanziava esattamente il recupero di quello che era già il progetto originario. La struttura ha i 3 primi livelli che non sono destinati ad usi abitativi, mentre i restanti 12 livelli dovrebbero essere, anzi saranno ristrutturati e diventeranno 96 appartamenti. Il seminterrato, che è quello che vedi, sarà destinato a depositi anche ad uso commerciale. Il primo livello, che è questo che vedi, sarà destinato a uffici, piccole botteghe artigianali e negozi. Sul progetto non andrà a cambiare quello che era il progetto originario, la destinazione, che è una fase successiva, la vedremo insieme, ma sulla destinazione non è ancora chiaro se verranno introdotti elementi di housing sociale o se avverrà con quella che è la modalità di assegnazione dell'edilizia popolare. Non li becchiamo, questa è la destra.